Punti molto importanti oggi in palio al Sant'Elia, sia per il Cagliari che vuole stringere i tempi per raggiungere la quota salvezza ed evitare rischi nel finale di stagione, punti importanti anche per l'Udinese che sogna l'Europa. Terzo minuto, scontro in area del Cagliari tra Villa e Locatelli, rimane a terra il difensore rosso-blu, un po' di paura anche per il ricordo dell'incidente andata occorso a Grassadonia in un contrasto proprio con Locatelli. In quella occasione Grassadonia rimase a terra senza conoscenza. Tredicesimo, una doppia ingenuità della difesa cagliaritana, Locatelli va al tiro per due volte, il secondo viene respinto di testa proprio da Grassadonia e qui vediamo il primo piano di Locatelli. Sedicesimo minuto di gioco, Vasari sulla destra stringe al centro, vede O'Neill, lo serve, il destro di O'Neill fuori di 2 o 3 metri. Ancora Vasari, siamo al 23esimo, sulla destra, cross pericoloso, si salva in angolo l'Udinese con Genò di testa. 26esimo, palla, gol per l'Udinese, Locatelli vede solo Sosa, ha anche il tempo di prendere la mira, tira ma viene ribattuto da Scarpi. 43esimo, il gol dell'Udinese, Genò si libera di Gnati, crossa per Jorgensen che di testa anticipa Berretta e batte Scarpi, è 1-0 per l'Udinese. Nel secondo tempo Sosa sulla destra mette al centro il tiro di Jorgensen, ribatte Scarpi, poi ancora sinistro di Balen e ancora Scarpi che salva la sua porta. Siamo al nono, il cross di Jorgensen, testa di Sosa che è un assist per Amoroso, di poco fuori la sua conclusione. 16esimo minuto, il raddoppio dell'Udinese, punizione da circa 20 metri, batte Valem, il cui sinistro supera la barriera e Scarpi. Siamo sul 2-0 per l'Udinese. In contropiede i bianconeri sono sempre più pericolosi, qui siamo al 21esimo e Scarpi con i pugni anticipa Amoroso. C'è un primo piano per Valem, autore del cross. Accorcia la distanza il Cagliari, Callon subentrato a Zanetti riceve da O'Neill, il suo sinistro supera Turci, 2-1 per l'Udinese e si riapre la partita. 43esimo Esposito che nella ripresa aveva sostituito Gnati, viene servito in aria, il suo sinistro viene parato da Turci. 49esimo in pieno recupero, c'è una punizione dal limite per il Cagliari, batte O'Neill, colpisce la traversa e su questa traversa finiscono anche i sogni di pareggio per il Cagliari. Il 2-1 rende il merito a una squadra, il Cagliari, che gioca un buon calcio e che ha cercato nella fase finale, quando gliel'abbiamo concesso noi, nel senso che subito il 2-1 abbiamo ovviamente avuto un attimo di incertezza. E dopo aver speso tantissimo e creato tantissimo, però la vittoria è del tutto legittima e netta secondo me, perché l'Udinese ha giocato per 80 minuti meglio del Cagliari e ha costruito tante palle gol. Noi potremmo avere una classifica nettamente migliore se avessimo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto fuori casa quest'anno. Io credo che l'Udinese sia una delle squadre che fuori casa gioca meglio e mi dispiace non avere una classifica, a parte che 4 vittorie fuori non le hanno fatte tante squadre, in un campionato nel quale si vince poco fuori, ma le nostre vittorie potevano essere ma tranquillamente 6 o 7. E quindi non darei nessun demerito al Cagliari, perché oggi è stato sconfitto da una squadra più forte. Oggi conta molto lo spirito, noi se abbiamo lo spirito della squadra che ha voglia di stupire, facciamo bene, sono convinto, facciamo bene, poi le partite si possono vincere, perdere, si poteva pareggiare anche questa, perché se all'ultimo minuto fa gol O'Neill poteva anche andare così, però se facevamo 2 o 3 occasioni in più di quelle che abbiamo creato, oggi sarebbe stata una sconfitta pesantissima per il Cagliari. Il problema di fondo è che abbiamo incontrato una buonissima squadra, questa è la realtà delle cose. Buonissima squadra, credo anche superiore senza ombra di dubbio al Cagliari. Bisogna dare atto a volte dei meriti, molte volte noi abbiamo perso le partite in maniera immeritata. Secondo me oggi, al di là che poi un pizzico di fortuna potevi anche pareggiarlo, perché loro hanno sbagliato dei gol, ma anche noi abbiamo sbagliato dei gol abbastanza incredibili. Però bisogna dare atto della prestazione dei primi 65 minuti dell'Udinese, che ci è stata nettamente superiore, noi eravamo in difficoltà anche dal punto di vista, credo, psicologico. E quindi niente, oggi
oggi bisogna dire bravo l'Udinese, quando una squadra è brava, una squadra gioca bene, una squadra ha dei valori, una squadra li mette a frutto tutti, che avere l'obiettività di dirlo, quindi grande onore all'Udinese e una riflessione nostra che vuol dire la salvezza, il mantenimento della categoria è un bene enorme per Cagliari e i beni enormi non te li regala nessuno.